Massimo Gallotta, Wintec. Wintec, progetto 6 più 1 uguale. 67 più 1 uguale Ah, 67 più 1 uguale infinito. infinito. Cioè, parliamo di un portale web. Parliamo di un portale web, abbiamo aiutato Banca di Credito Popolare, Dittore del Greco, ad evolvere la sua presenza sul web, riprogettando quello che è la presenza istituzionale sul web. 67 più 1 sarebbe la nuova filiale, 67 era il numero degli sportelli attivi al momento di inizio del progetto e il progetto si è denominato 67 più 1 perché il portale viene a considerarsi una nuova filiale, per cui una nuova opportunità commerciale sul mercato. Nell'ambito dello sviluppo di questo progetto abbiamo lavorato molto sullo studio del messaggio che la banca voleva dare al mercato, sulla valorizzazione dei contenuti di operatività sul territorio e abbiamo realizzato questo portale che in qualche misura si avvicina all'utente mentre raccoglie via via informazioni sempre più puntuali su di lui. Enzo, hai qualche interessante domanda da porre? Il microfono, Enzo. Interessante domanda, è difficile perché di fronte a una realizzazione sicuramente completa, così come è stata già descritta da parte del nostro interlocutore, premetto che ovviamente io il progetto non lo conosco perché attiene alla categoria del premio Best Practice, Del non delle premio, non delle start-up, start-up. però evidentemente io, così mi ponevo qualche quesito, gliel'ho già rivolto prima, ho detto ma la vostra metodologia è stato un adeguare ad una differente utilizzazione del servizio bancario locale, no? Lei mi ha detto appunto che era una tecnologia già utilizzata per altri istituti, che banca, che è una delle banche più conosciute che partono direttamente dal web senza avere sportelli. E invece, ecco, adottare quelle che possono essere tecnologie tipiche di un rapporto online ad un'azienda di credito che invece ha storicamente, anzi tipicamente, la presenza territoriale di alcune realtà bancarie, ne determinavano il punto di forza. Adesso non lo è più, quindi c'è questa inversione che però deve essere catturata dagli istituti, deve essere però messo in condizione l'utente di poter dialogare con questi. Quindi era semplicemente, ecco, riaffermare un attimino da un punto di vista del marketing proprio quali erano i driver di queste nuove metodologie. Questo è quello che potevo fare come domanda. Beh, io intanto ringrazio la domanda. E il tema è che noi pensiamo che comunque le tecnologie debbano essere un veicolo per portare avanti scelte organizzative. Per cui l'obiettivo è quello di capire bene quali siano i driver che l'azienda vuole portare avanti, quale sia il messaggio che vuole riportare al mercato e riuscire a creare un set di tecnologie a supporto che in qualche maniera coniughino in maniera coerente gli aspetti organizzativi con quelli che sono gli aspetti di metodo. In particolare la banca voleva comunque affermare la sua territorialità, i contenuti del territorio sono sicuramente molto molto visibili sul portale. E un altro degli obiettivi era quello di riuscire a far sì che le filiali potessero essere, almeno nel periodo di apertura, disponibili alle necessità dell'utente che via via si affaccia al portale. Per cui sono state adottate delle tecnologie che consentono all'utente di dialogare con lo sportellista anche in non presenza, diciamo. Un'ultima domanda, velocissima, no, volevo sapere, ma quanto tempo è durata la fase di, non tanto di implementazione, ma il vostro collegame con l'istituto? Non è una domanda di tipo commerciale vostra, ma ecco, sempre per dare modo di dare qualche notizia in più relativamente al progetto rispetto appunto al tempo che serve ad un istituto di quelle dimensioni per poter adeguare questo e andare in sintonia con queste nuove condotte. Tendenzialmente il nostro percorso di collaborazione con la banca è durato circa un anno e mezzo e probabilmente proseguirà per ulteriori evoluzioni che si ritengono opportune. È durato un anno e mezzo come lapsed naturalmente, non come sforzo di progetto. È stato importante seguire un percorso di evoluzione organizzativa che partiva dalla necessità di rivisitare il sito pubblico e invece è stato poi declinato con un affinamento degli aspetti organizzativi.
innovativi, con una miglior comprensione dei target clienti a cui la banca voleva rivolgersi e con una ridefinizione della proposizione rispetto a questi target di clienti, insomma. Per cui è stato uno sforzo importante anche interno alla banca, al di là dell'aspetto tecnico di mera realizzazione. Adozione di queste tecniche. Esatto.